La Repubblica ringrazia uomini e donne della Resistenza perché la loro lotta ha consentito la sua nascita. Lo ha detto a Genova il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, consegnando a Palazzo Doria Spinola la medaglia della Liberazione a 14 partigiani e partigiane, alla presenza del prefetto Spera, del sindaco di Genova della città metropolitana Bucci, dell'assessore regionale Cavo, del presidente Isre Cronzitti e dei rappresentanti di tutti gli enti e istituzioni. A Genova e in Liguria la partecipazione alla Resistenza fu molto alta e dopo le prime 189 medaglie consegnate nel 2016 a Palazzo Ducale, ne è così stato insignito un altro gruppo di partigiani, uomini e donne, simbolo dei valori che sento miei da sempre, ha detto il ministro Pinotti. È stata una cerimonia commovente, come lo sono state quelle in tutte le città d'Italia, in cui abbiamo consegnato per la prima volta da parte dello Stato italiano un riconoscimento a coloro che hanno combattuto per la liberazione, quindi ai nostri partigiani, alle nostre partigiane. È stato un momento di grande significato, un momento in cui abbiamo ricordato, voluto ricordare, che oggi c'è una nuova resistenza da combattere ed è quella contro il terrorismo. Lo ricordo nel giorno dell'11 settembre, dove ricordiamo l'attentato alle Torri Gemelle, ma ricordando anche come nel cuore della nostra Europa, delle nostre città, i rischi vanno aumentando, c'è bisogno di un lavoro importante che fanno le forze dell'ordine, le forze armate, la magistratura, uno Stato che su questo lavora. C'è bisogno anche che i cittadini non cambino la loro vita, il loro modello di vita, perché quello che vogliono questi terroristi è cambiare, farci diventare paurosi di quello che noi abbiamo costruito, quindi non farci vivere la vita come abbiamo sempre vissuto. E questo invece noi dobbiamo, come Stato, dobbiamo rassicurare i cittadini, ma i cittadini non devono avere paura, perché lo Stato lavora per loro. A Genova il generale tedesco Meinhold si arrese ai partigiani che liberarono la città, medaglia d'oro della Resistenza. E nelle vallate le popolazioni sostennero fino all'ultimo, nonostante devastazioni, saccheggi, deportazioni e uccisioni, la lotta per la libertà. Per questo nel 2009 il Presidente della Repubblica ha insignito la città metropolitana, allora provincia, della medaglia d'oro al merito civile. Una cerimonia alla quale Marco Bucci, sindaco di Genova, medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, e sindaco metropolitano, medaglia d'oro al valor civile per i territori, non poteva mancare. Una cerimonia importante, un riconoscimento dei valori della libertà e di chi ha speso energie, forze, anni della propria vita e talvolta anche la vita stessa per la libertà. Sono state fatte scelte difficili a quell'epoca. Oggi è un messaggio molto importante per oggi, per noi. Noi oggi dobbiamo fare scelte difficili, la città non può dormire e anche la città metropolitana non può dormire sugli allori, deve anzi fare scelte difficili e andare verso il futuro. Quindi è un messaggio per tutti noi e per le nostre nuove generazioni, perché anche noi dobbiamo lottare e dobbiamo fare scelte per il nostro futuro. Laura Repetto ha portato alla consegna della medaglia della Liberazione anche un'emozione fortissima, perché fra i premiati c'era anche suo zio, Secondino Valente, partigiano primo della Brigata Oreste. Io sono stata veramente doppiamente felice di essere qui oggi, sia perché ho avuto l'onore che mi ha concesso il sindaco Marco Bucci di rappresentare il territorio, sia per motivi personali. Lo zio è un ragazzo del 22 che ha lottato veramente tanto, ha rischiato la morte due volte, prima per una perquisizione dei partigiani, in seguito a una delazione, poi in seguito mentre scendeva per unirsi al corteo del 25 aprile e ha raccolto i suoi compagni in braccio, gli sono morti letteralmente tra le braccia. Per lui è stata un'emozione fortissima e così anche per gli altri. Secondino Valente, 95 anni, con la vivacità di un ragazzo nei ricordi, l'8 settembre 1943 militare in Toscana, per sottrarsi ai tedeschi che stavano circondando la sua caserma a Castiglione Fiorentino, fuggì sui tetti e con mezzi di fortuna riuscì a tornare a casa, in Valle Scrivia, dove salì in montagna per unirsi alla Resistenza, sfiorando la cattura e la morte, salvandosi anche grazie all'aiuto della famiglia del fisico Minuto, come racconta nella nostra intervista del giugno scorso. Io sono tornato da una missione, dal Monte Antola, sono venuto giù, sono venuto a casa dove abitavo, a Ponte di Saviglione. Avevamo diversi, guadagnando i soldi, avevamo le spie dove ci segnalavano dove ci trovavamo, quando andavamo, e venivamo da Savignone per venire a Pusala, e mia mamma ci affaccia alla terrazza, dice: ci sono due fascisti vestiti,
sono venuti a cercarmi. E io cosa ho fatto? Sono andato al mio rispostiglio che mio papà aveva fatto un armadio, una volta era un muro, l'ha chiuso, ci ha fatto l'altra mesa e l'ingresso ce l'avevo dalla cucina, sotto al lavandino, che ci passava, adesso ci passa una gamba, io ci passavo tutto. E mia mamma a fare che baccano, perché i fascisti stavano buttando in aria materassi, la casa, per trovarmi, perché c'erano nascondigli da tutte le parti. E non l'ha trovato per niente? Lì mi è andata, direi, bene, perché se quel giorno mi prendono, io ho visto nella casa dello studente, che sono stato uno dei primi insieme ai miei colleghi, poverini, tanti sono morti, a trovare le gabbie dove facevano occhi, facevano quello per avere informazioni, per avere... Torture da tutte le parti. Torturavano a tutti i modi, c'erano ancora, come si dicono... I nervi di bue. I nervi di bue che stizzavano il sangue lungo la galleria del casa dello studente, nei fondi. Cosa ho visto lì? E io, se quel giorno mi prendono, facevo quella strada e andavo a finire e non si sarei più al mondo, con tre figli, che due sono qua e una di là, e bisnonne di quattro bambini. Con lui hanno ricevuto la medaglia della liberazione 12 uomini e una donna, romana Adelia Paoli. C'era anche una partigiana, questo mi ha reso particolarmente felice. Le nostre valli hanno dato tanto. Lo zio dice sempre: ci hanno aiutato tutti. C'erano anche i delatori, come ho già detto, ma tutti veramente hanno aiutato con quello che potevano. Loro erano nascosti nelle pendici del Monte Antola, e chi dava un uovo, chi veniva su a portare delle pagnotte di pane, chi li aiutava a coprirsi, a ripararsi. Senza quell'aiuto preziosissimo, soprattutto delle donne, non avrebbero superato quegli inverni così rigidi come quelli del 43 e del 44. Quindi è stato proprio un lavoro corale, paesi interi bruciati, insomma è stato pagato veramente a caro prezzo. E questa medaglia d'oro al merito civile che campeggia sul nostro gonfalone, che noi abbiamo ereditato dalla provincia, e questo ci rende veramente orgogliosi, e nel mio caso doppiamente orgogliosi.